Oratorio on the road, terza puntata. Come sono ricchi i linguaggi dell'oratorio, oggi è ricca anche questa puntata. Andremo infatti a intervistare due ospiti e ci andremo con due macchine divise. Quindi state con noi, non lasciateci e seguiteci in questo doppio viaggio, doppia intervista. Andiamo a prendere i nostri compagni di viaggio, Don. Bene, sono andato a prendere i miei compagni di viaggio. Noi stiamo viaggiando verso Bologna e andiamo a intervistare oggi un attore, Romano Reggiani. No. Che tu, Sorlisa, conosci. Romano? Esattamente, ti abbiamo preso su apposta perché Sorlisa l'ha conosciuto nel suo oratorio. Romano Reggiani è un attore emergente, ha fatto un'ultima serie Mental con Rai Play, ha lavorato in una produzione di Sky Atlantic e è molto giovane ed è cresciuto in oratorio. E sono rimasta a quando facevo le scenette in oratorio per l'estate ragazzi, gli spettacoli di teatro. Sono contenta di rivederlo. Sono 10 anni che non lo rivedo. Caramba, che sorpresa! Caramba, che sorpresa! Eccoci allora in macchina con Luca e Maria Pia. Stiamo andando ad Aiola a intervistare Benedetta Brignoli, giocatrice di calcio di Serie A. La puntata di oggi, ragazzi, è appunto i vari linguaggi in oratorio. E ovviamente il linguaggio sportivo è là in cima alla classifica dei linguaggi presenti in oratorio. Secondo me l'oratorio è veramente un posto dove il teatro è nella sua forma più pura, perché lo fai senza nessunissimo vincolo. Puoi fare quello che ti pare. Poi c'è da dire che hai sempre davanti i genitori che applaudono comunque. Bravo, quello lì è fondamentale. Ma c'è anche quello che deve fare i fondali, quello che deve comporre le musiche, quello che deve fare le luci, l'effetto speciale. Quello che apre e chiude il sipario. Certo. Ne sto provando anche in prima persona a scuola, dove c'è un bimbo che seguo, che proprio grazie allo sport si mette alla pari con i suoi compagni di classe. Ci credo molto e ci ho sempre creduto in questo linguaggio. Tante volte chi non funziona tra i banchi di scuola funziona nel campo da calcio. L'oratorio, oltre a essere un generatore di relazioni, è anche un generatore di talenti e anche di grande creatività. È lì che impari delle cose e anche, se vogliamo, anche dal punto di vista così vocazionale, capisci quello che sai fare e quello che non sai fare. L'oratorio è un posto generoso che ti permette di provare, di creare. Quindi un po' tutti i mestieri in qualche modo trovano spazi in oratorio. All'oratorio ho fatto teatro, ho fatto musica, ho imparato a giocare a scacchi, giochi di ruolo, giocoleria, oltre che le partite di calcetto. È chiaro che ci vuole sempre chi tira fuori questi talenti, quindi secondo me in oratorio la figura molto importante diventa poi quella dell'educatore, che in questo caso è un educatore allenatore e quindi mi aiuta a crescere se io sono un ragazzino. I ragazzini li scopriamo in oratorio, magari c'è chi appunto non riesce ad esprimersi in un determinato modo, ma lì già in mezzo agli altri coetanei è importantissimo, ma poi hanno degli spazi che non hanno da altre parti dove riescono ad esprimersi. We'll be right back.
Bene, ciao Romano. Cos'è la creatività e quanto è importante, in che modo, nella crescita? La creatività è il primo modo di esprimersi ed è, secondo me, fondamentale nella ricerca poi del percorso che uno fa nella vita. E mi sono approcciata alla recitazione facendo teatro in oratorio e da lì, diciamo, ho capito che il fare l'attore o l'essere un artista era forse una cosa che mi interessava, che mi sentivo questo bisogno, e quindi la creatività è fondamentale. Senza di quella, non, secondo me, non potremmo fare niente. C'è stato un episodio, un aneddoto, un incontro particolare che ti ha illuminato, che ti ricordi? Mi ricordo quello, che ho iniziato a fare teatro in oratorio e c'è questa persona, Paolo Bertuzzi, che è stata l'unica persona che mi ha fatto capire che una delle cose più belle era mettersi in gioco. Poi lì ho scoperto il mio talento mettendomi in gioco nella recitazione. Sì, c'è sempre qualcuno che ti deve dare l'idea. Differenza fra palco dell'attore e palco del musicista. Ci sono differenze? Quali sono? Ci sono somiglianze? Sono due mondi diversi, perché per me il cinema è nato come una grande passione, lo è ancora, però essendo il mio lavoro, la recitazione per me sul set non è completamente libera, nel senso non mi rende totalmente libero, mentre invece la musica sì, perché è una reale passione dove non ho filtri, mentre invece il cinema mi tocca sempre dire cose che hanno scritto altri. Non sono mai me stesso. Il mio lavoro è fare cose che non riguardano me. Perché in un oratorio ci deve essere sempre teatro, musica, linguaggio artistico, arte e creatività all'interno di un percorso, di una proposta fatta dai giovani? E se tu non scopri, non c'è qualcuno che ti dà un input riguardo la creatività, è difficile. L'oratorio, io che ci sono cresciuto, ho passato tanto tempo e mi ha dato tanto per quello, perché di sicuro non avrei esplorato certe cose autonomamente. Ho giocato a basket, era un po' una pippa, non era il mio. Mi sono divertito, cioè, per dirti, l'allenatore, quando tutti facevamo allenamento, ci diceva: voi tre fate flash, voi giocate a flash, noi facciamo... E vedevano loro, tutti quegli altri facevano tutti gli esercizi, l'allenamento per la partita, e noi a giocare a 21, a flash, a Giro d'Italia. E non capivamo. Poi arrivava il giorno della partita e ne guardavamo. Purtroppo adesso i ragazzi è sempre più difficile tenerli in oratorio. Ed è difficile anche trovare il modo giusto per inserirli, e quindi a maggior ragione se uno li stimola con delle attività interessanti è importante, perché l'oratorio è un posto serio, una bolla protetta che ti può fare crescere o ti può anche aiutare nella vita, è fondamentale. Metterti in gioco, provare a sperimentare te stesso, diventare protagonista, avere qualcuno che ha fiducia in te e che dice: credo in te, secondo me ci riesci, ce la puoi fare. Cioè, tutte queste cose secondo te possono essere un modo per fare esperienza di Dio, o Dio è solo nel catechismo? Credo che il catechismo vero sia la vita, è quello che facciamo tutti i giorni, è quello che le persone ci trasmettono tutti i giorni, quindi Dio lo si trova nella vita. Io negli anni ho mantenuto la mia fede. A volte mi sono un po' perso per strada, nel senso che è difficile avere fede perché noi crediamo in un mistero importante, e quindi è normale che crescendo uno perde i punti di vista, però quando ha davanti l'obiettivo, e l'obiettivo secondo me è quello della carità, no? Aiutarsi, è importante vivere la vita come nel Vangelo, non sarebbe male. Ovviamente l'oratorio e questa dimensione è importante per chi non ha la mia fortuna, perché sono fortunato perché sono cresciuto in una famiglia che mi ha dato tanto. Non sarei così se non grazie ai miei genitori e all'esperienza che ho fatto della mia vita, indirizzata da delle persone sane che mi hanno fatto capire i valori importanti. Se l'oratorio è una bolla in cui la vita reale sta fuori, non funziona. È un problema, soprattutto adesso che i ragazzi sono sempre più lontani, perché è difficile, nella società di adesso è difficile anche avere dei punti di riferimento sani, ma soprattutto di crescita. Qui ti chiedo, in questa puntata, oratorio come? Oratorio come vivere, per me è così. L'oratorio deve essere parte della vita reale, non deve essere un luogo astrale, distante, chiuso. L'oratorio può essere anche un bar, può essere un posto in cui tu vai perché sai che lì stai bene e perché ti senti in un certo senso anche protetto e hai qualcuno che ti può aiutare se hai bisogno. Ciao Benedetta, allora tu vivi lo sport anche a un alto livello, fa parte delle tue giornate, della tua quotidianità, ma credi che lo sport abbia anche un valore educativo? Secondo te questo binomio, no, tra lo sport e educazione,
E che cosa ti insegna anche, no, nella tua vita? Che cosa ti ha insegnato? Lo sport è parte integrante della mia vita. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 6 anni. Da lì poi non ho più smesso. Lo sport mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato cosa vuol dire avere e fare sacrifici. Mi ha insegnato anche avere una passione, la determinazione. Lo sport ha tanti punti di forza. Il più importante secondo me è quello del lavoro di squadra, avere comunque accanto persone che ti sopportano, perché a volte succede, ma soprattutto supportano, è molto importante e credo che condividere gioie e vittorie con altre persone sia bellissimo. Io credo che ci debbano essere tanti linguaggi all'interno di un oratorio. Ecco, volevo capire da te se secondo te è importante che ci sia anche il linguaggio sportivo e perché? Secondo me lo sport all'interno dell'oratorio deve per forza esserci. Io mi ricordo le infinite partitelle fatte dopo il catechismo e dopo la messa con i miei amici. Grazie anche a queste mi sono avvicinata e appassionata appunto al calcio. Lo sport all'interno dell'oratorio è fondamentale e può essere anche un linguaggio educativo per i ragazzi, ma soprattutto per i più giovani. Può essere un elemento per educare e insegnare il rispetto delle regole, il saper vincere, ma anche e soprattutto saper perdere. Così come nello sport, anche nella vita non si vince sempre. E aiutarli comunque anche attraverso il divertimento, il gioco, a queste cose importanti della vita è fondamentale fin da piccoli. Gioco di squadra, vincere e perdere, raggiungere degli obiettivi dopo del sacrificio. Secondo te i ragazzi, in tutte queste emozioni che lo sport ti fa vivere, come fanno a trovare Dio e vivere di Dio in queste emozioni e il perché? Così come nella vita, anche nello sport possono trovare in Dio quella forza per comunque andare avanti anche nei momenti di difficoltà. E io dico che per me lo sport è tutto, è divertimento, è gioia, è emozionarsi, è fare emozionare. Allo stesso tempo però è anche un mezzo di formazione anche e di incontro, una fonte di valori e virtù che ci danno la possibilità di migliorarci come persone. Quindi, Benedetta, secondo te oratorio come? Oratorio come divertimento, divertirsi con gli amici, giocare le partitelle con gli amici dopo il catechismo, dopo la messa. Oratorio come svago, come divertimento e come rincontrarsi anche con le vecchie comunque amicizie, conoscenze. Oratorio, una cipolla. Puzza? No. Puzza di tutte le attività, esatto. Sport, sport, musica. E poi come la cipolla, più vai nel cuore più è dolce. È stato bello, eh? Piaciuto? Molto. Sì, sì, bello, poi, guarda, è stata proprio carina. È stata anche al gioco con noi. Quindi esatto, è proprio... abbiamo anche giocato. Allora siamo giunti al termine del nostro viaggio. Come consuetudine ormai noi siamo soliti fare uno scatto, diciamo così, una Polaroid come diario di bordo, diario di viaggio, e chiediamo ai nostri ospiti di lasciarci una frase, una parola da scrivere sotto la foto, diciamo così, di oggi. Allora, come in tutte le puntate, noi chiediamo ai nostri compagni di viaggio di lasciarci una frase che in un qualche modo per loro sintetizza un po' questo incontro. Quindi quando ci pensate un po' insieme, poi ce la mandate. Grazie di averci seguito, grazie Matteo, grazie Suor Lisa. Grazie a Luca, grazie a Maria Pia. Ciao, grazie a voi. Ci vediamo al prossimo viaggio oratorio on the road. Grazie mille. E non perdetevi la prossima puntata di Oratorio on the road. Ok. Ciao a tutti.